Questo è grosso. Bah, come profuma. Andiamo prima che ci sparano. Ciao e bentornati. Se ancora non ci conoscete, siamo Laura e Francesco. Da 3 anni viviamo a tempo pieno sul nostro camper in compagnia dei nostri 3 cani. A febbraio 2020 abbiamo iniziato il nostro viaggio per il mondo senza limiti di tempo. Siamo in Grecia da più di 2 mesi. Ora ci aspettano gli ultimi giorni nel Peloponneso per poi puntare dritto verso Atene. Venite con noi e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Buon inizio settimana. Oggi è lunedì. Calimera. Inizio settimana, lunedì, giornata. No, adesso si apre. Sta aprendo adesso, sì, era un po' gnagnera. Ieri non abbiamo fatto nulla di che, siamo stati fermi dove ci siamo visti l'ultima volta, nella spiaggettina di Sassi vicino a Porto Eli, e stamattina siamo venuti qui a Porto Eli a farci un giretto. E dopo pochi metri abbiamo già capito che è una roba di soldi, vero? Sì, 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 abbiamo guardato, ci è bastato guardare il porto per le barchette che ci sono, barchette, gli yacht, e i prezzi dei ristoranti. È sempre quello che devi guardare, tu guardi quanto costa mangiare e capisci se è un posto per ricchi. E questo lo è, perché 9,850 euro un'insalata greca. Un po'. Capisci? Un po' cara. Pomodoro, una cipolla, un cetriolo, un pezzo di feta. Però siamo venuti a fare 2 passi qui, questa insenatura, no? Che porta proprio dentro il porto, che è molto molto carina. Ci sono delle belle case, finalmente terza chiesa col tetto azzurro. Sì. Siamo a 3. E anche lì di fronte a me, che non ti posso far vedere perché è tutto completamente contro luce, ci sono delle ville. Su praticamente bordo mare, che meritano. Adesso continuiamo la nostra passeggiata di là, dietro di te praticamente, da dove ci stai guardando. Poi torniamo al camper. Sì. Andiamo a fare subito gasolio prima che rimaniamo a piedi, che non sì. abbiamo più un goccio di gasolio. Acqua. Acqua. Perché ci siamo rimasti senza acqua. Abbiamo stamattina finito pure l'acqua. È finita. E poi andiamo dall'altro lato di questo dito, che non so come si chiama, lo sapevo ma non me lo ricordo, te lo dico dopo. Quindi passeggiate sì. e poi andiamo. Continuiamo il giro. La pace. Nei sensi. Regna la pace in questa baia. Infatti ci sono diverse barche all'ancora. Barchette. Barche a vela. Adesso è bello il barca a vela, eh? Sì. Vabbè, dai. Per un periodo limitato. Sì, vabbè. E tra l'altro oggi è San Valentino. Sì. Quindi possiamo darci un bacino. Che non lo facciamo mai. Perché io sono timido. Però a San Valentino un'eccezione si può fare. Vabbè, la nostra passeggiata l'abbiamo fatta, breve raga, non è che potremmo andare di là, ma poi comunque la baia è tra virgolette aperta, quindi poi dovremmo sempre tornare di qua, ma alla fine... Sì, magari ci facciamo un giro nei vicoletti. Sì, andiamo a vedere. Ma che bel posticino hai trovato! Non ti ho portato. In una baia incantevole. Direttamente sul mare. On the beach. Che
che romantico per San Valentino. San Lavandino. No, è bello. Peccato il cielo, no? Non c'è il sole. C'è foschia, c'è nuvolo, il sole si è andato via. Però... Peccato. Però si sta bene, eh? Carino. Non so neanche come si chiama questo porto. Non so se si chiama Antica Epidauro oppure in un'altra maniera. Ma adesso lo capiamo subito. Se noi andiamo nei posti non sappiamo neanche il nome. Quella sei tu, non io. E invece sì, si chiama proprio Antica Epidauro, ah. Vedi? Palea, quindi come, no? Paleolitico, sì, paleocristiano. Antico. Antico Epidauro, ah. Vecchia Epidauro. Ecco. Tra l'altro, non ho idea se è a pagamento, gratis o come, quando, ci sono l'antico teatro, più piccolo di quello che abbiamo visto un paio di giorni fa, e le rovine sommerse dell'antico Epidauro, che si dovrebbero vedere col drone, insomma, no? Facendo una foto dall'alto. Però secondo me serve un po' di sole, perché sì, se senza sole secondo me non si vede niente. Però dopo, adesso mangiamo, magari dopo due passi ce li andiamo a fare, no? Sì, dai. Abbiamo trovato l'acqua. Per fortuna. Cosa volere di più? No, niente. Adesso pranziamo e poi ci andiamo a fare il giro. Pranziamo e poi ci andiamo a fare una passeggiata, sì, dai. Proprio così. Spottino, traffico, parcheggio, c'è anche un altro camper greco. Devo dire che ci sono un po' di camperisti greci. Sì, non pochi, tantissimi, pochissimi. Però qualcosa c'è. Differenza di Montenegro, Albania, che non abbiamo visto manco uno, no, proprio locale. Invece in Grecia qualcosa si incontra. Andiamo a mangiare. Sì, dai, mangiamo. Avanzi. Oggi avanzi. Beh, avanzi, avanzi. Sì, vabbè, ma ecco, avanzi di ieri. Avanzi di ieri, sì. Va bene. Andiamo. Eccoci qua, passando da una marea di aranceti, siamo arrivati al teatro della vecchia Epidauro, che è questo qua alle mie spalle. Questo teatro è stato scoperto abbastanza recentemente, è stato scoperto nel 1970 e dal 1972 sono iniziati poi gli scavi di recupero. È decisamente più piccolo di quello di Epidauro, quello di Asclepio, che è decisamente più grande, tanto che poteva contenere 12.000 persone. Mentre questo qua alle nostre spalle ne poteva contenere solo 2.000, una notevole differenza. Molto bello comunque anche questo qui. Adesso il Fra sta facendo delle riprese col drone, va impegnato. E ovviamente siamo sempre in compagnia. In Grecia, dove vai vai, c'è qualche gatto che si accolla. È vero? È vero? Tra l'altro, vicino al teatro ci sono anche degli altri resti, sempre di Epidauro antica, quei resti della città, le case, botteghe. E adesso, se riusciamo, andiamo verso il mare, cerchiamo la vecchia Epidauro sommersa, vediamo se si vede qualcosa.
girano. Si girano. C'è il mare un po' mosso. Ma mosso no. Un po' agitato. Già meglio. Passerei le ore a fare sta stronzata, raga. Siamo sulla spiaggia di Agios Vlasios. E a circa 50 metri dalla riva, sommersa dal mare, ci sono i resti di un'antica villa romana. Praticamente oltre 2000 anni fa faceva parte dell'antica Epidauro, quindi considerando che l'Epidauro di là è del 4 secolo prima di Cristo, fai presto a fare i conti, questo sì. È antecedente, quindi stiamo parlando di 2500 anni fa. Questa villa, che non era di certo piccola, no, perché è lunga 40 metri e larga 15, ci vivevano i proprietari e i servi. Sì, no, era bella grande. Fungeva praticamente, c'è scritto, probabilmente come centro di gestione della loro attività agricola. Quindi non saprei, magari avevano i campi, perché immagino che sarà stato campi dove loro avevano le loro coltivazioni e da qua gestivano. Da qua controllavano il business. Business vista mare, raga. Bello, bello, si possono fare le immersioni. Sì. Non sarà una profondità di chissà quanto, perché si vede proprio nitidamente, esatto, è vicino, sì. Sarà anche abbastanza in basso, perché non credo che il mare si sia alzato di chissà quanti metri. No, credo neanche io. Molto bella. Detto questo, questi qua, che hanno le case qua, sono avvisati, fra 2500 anni c'è il mare pure lì, quindi troveranno i resti della nuova, vecchia, antica Epidauro di prima, di dopo. Secondo me non troveranno niente visto come sono fatte le case. Sono idrosolubili oggi, sì. Si sciolgono. Sì, non è che rimarrà granché, secondo me, da ignorante. No, infatti. La nostra visita è finita. Adesso torniamo al camper. Torniamo al camper e buona, basta. E la giornata, sì, oggi è finita. Sì. Finita. Carino, peccato il tempo. Niente sole, però dai. Domani andrà meglio. Quindi ci vediamo domani, immagino, a questo punto, giusto? Credo di sì, che ci spostiamo. Allora, buon San Valentino a tutti. Mi raccomando, uomini, stasera stupitela, fate pagare lei. Così proprio, boom, botta di... La stupite alla grande. Quando arriva il conto, amore, stasera ti voglio stupire. Non c'ho portafoglio. E vai col liscio. E vedi come si mette la serata poi. Ah. Non ho di questi problemi. Sai come rimangono? Asciutta. Esatto. Mi verrebbe da dire un'altra espressione un po' più colorita, però non te la dico, dirla. Te la puoi immaginare. Quindi ti saluto, divertiti e compra i fiori. Limone. Non ci arrivo. Un saltino. Hop! Questo è grosso. Ma come profuma? Andiamo prima che ci sparano.